Dalla Coppa Italia 6-1 contro la Fermana sono scaturite indicazioni positive. Il primo aspetto da sottolineare: i biancazzurri non hanno snobbato la competizione. Poi la produzione offensiva, marchio di fabbrica delle squadre allenate dal Boemo. Con i 6 gol di ieri sera sono in totale 20 in 7 partite ufficiali, Coppa compresa, di fatto 3 di media partita. Alcuni giocatori, su tutti Manu, hanno sfruttato l'occasione per mettersi in evidenza. In campionato l'italo-ganese aveva giocato dall'inizio solo nella gara d'esordio con la Juve Under 23, poi 10 minuti a Perugia e 3 panchine consecutive senza collezionare minuti. Ieri sera per l'ex Matera una doppietta, strepitoso il primo gol con tanto di tunnel ai danni di Pistolesi e l'assist per il 4-1 di Tommasini subentrato a Vergani. Altresì da sottolineare la prestazione di Cangiano, gioiello su punizione e ricamo per la seconda rete personale di Manu. Le azioni più pericolose sono partite dalla qualità dei suoi piedi. Discreta la prova di Vergani, la prima da titolare, ispirato da Cangiano ha sfiorato il gol, con caparbietà si è procurato la punizione da cui è nato il 2-1. In generale pochi rifornimenti, prima di ieri appena un frammento di gara con l'Arezzo dopo il fastidioso infortunio al ginocchio. All'ex Inter non si poteva chiedere di più. Solo un grande spavento per Zeman, scivolato nel fossato della panchina dopo una spinta involontaria del terzino sinistro della Fermana Pistolesi nei pressi della linea del fallo laterale. Poteva andare decisamente peggio. Il Boemo ha immediatamente rassicurato il pubblico, che ha risposto con un grande applauso. Il fossato della panchina e la linea del fallo laterale non sono a distanza di sicurezza, bisognerebbe porre rimedio. Allarme rientrato per Staver ieri al debutto assoluto. Il ventenne centrale moldavo aveva cominciato con personalità in marcatura su Montini, sempre pronto ad accorciare, inappuntabile di testa. Staver è uscito con le sue gambe al 29esimo del primo tempo, palpitazioni, respiro non regolare. Gli accertamenti al pronto soccorso hanno rassicurato tutti. Ed ora in campionato la SPAL del neotecnico Leo Colucci, che ieri ha esordito vincendo in Coppa contro il Sestri Levante. Ancora ai margini Pellacani e Franchini, rientreranno in gruppo lunedì prossimo. Il grande ex è Luca Mora, 135 presenze e 14 gol, doppio salto dalla C alla A nel biennio 2015-2017. Tifosi biancazzurri in fermento. Al Mazza di Ferrara previsti 1000 supporters pescaresi. Entusiasmo a dir poco contagioso nel segno di Zeman.